quarta generazione per Seat Ibiza, che siamo andati a testare in anteprima proprio sull'isola spagnola che le dà il nome. Vediamo com'è andata. Seat Ibiza è un modello che nella sua carriera ha venduto quasi 4 milioni di unità. Il 7 giugno sul mercato italiano arriva la quarta generazione ed è un paese, il nostro, che ne ha fortemente contribuito al successo acquistandone dal 1984 più di 500.000. Seat Ibiza modello 2008 si presenta all'appuntamento completamente rinnovata, con un look che in conferenza stampa fa quasi commuovere d'orgoglio perfino il grande Walter da Silva, responsabile designer di tutto il gruppo Volkswagen. In Seat, per ripensare Ibiza, hanno puntato tutto sul look e sulla struttura della carrozzeria, che se da una parte si fa più rigida, dall'altra perde 50 kg e guadagna in termini di impatto ambientale. Il frontale disegna una freccia elegante e dalla forte personalità, ma è soprattutto la fiancata il motivo di maggior soddisfazione nella compagine dei progettisti Seat. Le linee nette che dominano la vista laterale disegnano un andamento dinamico e preciso che caratterizza in modo deciso il modello spagnolo. I freni sono stati migliorati, così come la rigidità torsionale e l'insonorizzazione dell'abitacolo. Il posto di guida è stato abbassato e questo fa guadagnare spazio in altezza al pilota, fa scendere il centro di gravità e accentua il lato sportivo della vettura. L'aumento del passo è a vantaggio del comfort dei passeggeri, ma anche della capacità di carico. La dotazione di sicurezza di serie è piuttosto completa e comprende airbag testa e torace, ABS e ESP con TCS e EBA, l'illuminazione intelligente delle curve, l'assistenza alla partenza in salita e la spia di pressione dei pneumatici. Ampia la gamma motori, al momento del lancio composta da 3 benzina e 1 diesel. I modelli sui quali si concentrerà il maggiore interesse saranno il 1200 da 70 cavalli e il 1400 da 85, proposti a 11.600 e 12.200 euro nella versione reference. Altre due versioni più ricche declinano la gamma Ibiza, Stylance e Sport. A breve è previsto l'arrivo della tre porte della cattiva FR e quello dell'ecologica Ecomotive con cambio DSG a 7 marce, che si preannuncia unica 5 porte con aria condizionata del segmento a emettere meno di 100 grammi a chilometro di CO2.